Alberto Sordi ci manca perché ci manca lo specchio che lui è stato per oltre mezzo secolo, lo specchio degli italiani, dove ha saputo rappresentare pregi e difetti, soprattutto i difetti, e anche in modo caricaturale a volte, però la quintessenza dell'italianità. Un attore così oggi non lo abbiamo più e proprio per questo sarebbe auspicabile che qualcuno si ispirasse alla figura di Sordi proprio per riuscire a incarnare, come lui, in modo inimitabile, il nostro spirito italiano. Non mi